Terminavo il video numero 2 di chi non sa dare, non deve chiedere, dicendo che ho fatto tutto da solo in quelle due notti. Ma c'è una cosa che però dimentico di dire ed è la più importante, che solo fisicamente, materialmente, ho lavorato sul computer traducendo in 16 lingue il testo del volantino denuncia che ho presentato all'inizio. Ma ecco, c'è interiormente una presenza, come in questo caso mostro attraverso la piccola astronave che si accende da sola, come ho già spiegato in altri video, così come si accendeva da sola la sfera che mostro, che quando, dopo che bruciai vivo, solo, in mezzo alle macerie, desolato, con le mani sciolte, gli occhi quasi accecati, la bocca bruciata e chiusa, si accendeva e si accese continuamente per mesi e mesi finché non mi riprese, distraendomi dai pensieri più importanti, quelli della sofferenza fisica e dell'abbandono da parte di tutti, soprattutto dalle istituzioni. Ecco, quella presenza mi ha accompagnato in quelle notti, 25 e 24 notte, mi ha accompagnato durante la fissione dei manifesti per Milano e mi accompagno ovunque. Ecco, da lì traggo la mia forza. Io, che sono magrissimo, fragile da sempre, fin da bambino, avendo appunto l'anemia mediterranea, non pesando più di 53 kg, essendo uscito in questi 3 anni da un'esperienza tremenda ed altre altrettanto dure, sono riuscito a fare anche questo. Merito è di qualcuno che sta oltre, ed è per questo che ho accennato alla presenza astrale, come definisco io, cioè non materiale, di qualcuno che c'è vicino sempre, e ho imparato a crederci perché ho visto i fatti, le prove, che andrò a mostrare nel prossimo video, in modo tale che chiunque può farci un pensiero, capire che la verità sta davanti a noi, bisogna saperla vedere. E in questo caso inquadro appunto il telescopio. Ecco, quando io ho detto poc'anzi bisogna saperla vedere, un esempio pratico mi viene appunto in guardando il telescopio. Chi può riuscire a vedere a una distanza enorme cosa c'è e cosa non c'è? Nessuno. Si usa il telescopio per vedere, si vedono quelle stelle, quegli altri mondi, eccetera, e allora si crede perché si vede. Ecco, noi nella nostra mente, o la nostra mente, può fungere attraverso l'analisi dei fatti che avvengono intorno a noi come un telescopio mentale che ci proietta l'immagine oltre, immateriale, vicino, e ci accorgiamo della presenza di un essere che io chiamo essere astrale dentro di noi, o comunque angelo, o comunque vogliate chiamarlo, che è lì, vicino a noi. È immateriale, ma è come una forza interiore, vitale, che ti fa sentire vivo e capace di fare da solo tutto quello che non potevi nemmeno immaginare. Grazie cielo, grazie Dio.